Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, un po' prima degli altri giorni, perché sarà una giornata complicata e dovrò preparare Matrix per domani. Soprattutto oggi c'è l'inaugurazione, il debutto di 105 Matrix su Radio 105 alle 19. Con Greta Mauro partiamo con questa nuova avventura radiofonica. Quindi tutti connessi e tutti in onda per sentire che cosa si dirà questa sera e come sarà Matrix sulla radio. Quali sono le notizie del giorno? Beh, intanto la notizia del giorno sono le elezioni austriache. Intanto mettiamo bene le cose come stanno, perché quando si parla dell'Austria si pensa all'impero austro-ungarico, alle forze di Vienna, l'idea di poter comandare il mondo. In realtà non esiste più da bel tempo l'impero austro-ungarico, sono 8 milioni di abitanti in una zona molto ricca del pianeta, come dice Gervasoni oggi sul Messaggero, in cui anzi hanno goduto più benefici dalle politiche tedesche e gli austriaci di quanto abbia goduto tutto il resto dell'Europa. Cosa succede in Austria? Così non faccio l'errore che fanno tutti i giornalisti di fare premesse e non raccontare la notizia. Vince il centrodestra, vincerà il Partito Popolare, i simboli ve li risparmio, che prende il 31,7%. Quindi il Partito Popolare, scritto al Partito Popolare Europeo, quello dove c'è Forza Italia per intendersi, fatto da un giovane 31enne che lo fa diventare da nero a celeste come suo simbolo e che fa una politica molto più dura rispetto al passato nei confronti dell'immigrazione senza se e senza ma, cioè quindi con una regolazione dell'immigrazione, prende il 31,7%, scalza il Partito Socialdemocratico che governava quel paese, secondo i socialdemocratici al 26,9%, e terzo sono i nazionalisti liberali che prendono il 26%, guadagnando il 6%, quelli che vengono definiti dai giornali italiani euroscettici, xenofobi, quasi nazisti. Crollano i verdi e io voto come un riccio, che è la sinistra sostanzialmente austriaca, quella dura e tosta, che perde il 9%, quindi il centrodestra, la destra diciamo dei liberali guadagna il 6%, la sinistra dei verdi perde il 9%. Io sono soddisfattissimo dal mio punto di vista molto banale, cioè perdono i verdi, guadagnano a destra. Detto questo, il primo partito è il Partito Popolare, quello che fa parte dell'Alveo Popolare Europeo. Come titolano i giornali italiani? Bene, specchio di un malessere, la svolta della paura, le ombre che spingono Vienna. E porca puttana, ha vinto la destra, e quando vince la destra ci sono sempre delle ombre, c'è sempre una paura, c'è sempre un casino, c'è sempre un nazista dietro all'angolo, sempre questo. Vince un ragazzo di 31 anni che è iscritto al Partito Popolare Europeo, che è tranquillissimo, ma dice una cosa, come nota Gervasoni oggi sul Messaggero, molto semplice: nel paese più ricco d'Europa e che ha goduto di più della crescita recente dell'economia tedesca, succede che l'immigrazione diventa il tema, e che lui vince perché in un popolo di 8 milioni di persone avere avuto 100.000 immigrati nel giro di 2 anni è un problema. Va bene? Solo quei cornuti dei nostri amici, simpatici, conniventi giornalisti non si rendono conto che forse a parte le loro redazioni, se in un popolo di 8 milioni di persone ne arrivano 100.000 di immigrazione non voluta ma clandestina con i barconi, è un problema. E chi questa cosa la denuncia come il Partito Popolare prende voti. Non è una roba fantascientifica, è fantascientifico quello che scriviamo noi, no? Basta vedere poi come ha votato la gente. Lo specchio di un malessere. Ma quale malessere? La democrazia, porca miseria. La svolta della paura. Ma quale paura? È la democrazia. Niente, se vince la destra la democrazia non c'è. 6 sostanzialmente austriaci su 10 hanno deciso di votare per partiti che sull'immigrazione non avevano il concetto di accoglienza che noi abbiamo fatto vedere in Italia. Bene, questo è il commento, e poi dopo li definiamo i populisti, non populisti e tutte queste minchiate qua. Hanno vinto le persone normali, che la pensano in maniera normale. Certo, c'è chi invece ha un atteggiamento più aperto nei confronti dell'immigrazione, i verdi, rasi al suolo. Meno aperto, perché i socialdemocratici hanno fatto anche i duretti, vi ricordate? Un po' ridimensionati. Detto questo, il vero problema, lo nota ancora Gervasoni, sarà per l'Italia, perché io che sono ovviamente simpatizzante verso questa svolta austriaca so benissimo che questo vorrà dire che al Brennero alzeranno un muro e che l'Italia, se continuerà a accettare immigrazione, diventerà la piattaforma nel Mediterraneo dell'immigrazione. Chiaro? Questo è quello che io penso di quello che è successo in Austria, paese peraltro poco rilevante nell'ambiente di un'Europa fatta da 300 milioni di abitanti. Di Maio oggi scrive una lettera
lettera al Corriere, il leader del Movimento 5 Stelle, candidato a diventare Presidente del Consiglio, e finalmente dice uno degli aspetti che non piace al Movimento 5 Stelle di questa legge Rosatellum, e lo dice chiaramente. Quindi se volete capire un po' come funziona il Rosatellum, vedremo, perché oggi Repubblica dice è tutt'altro che certo che al Senato passi, perché servono qualcuno che della minoranza appoggi la maggioranza, se no non passerà. Bene, cosa dice Di Maio su questa lettera che ha scritto al Corriere della Sera? Guardate, la cosa è semplicissima, la cosa vergognosa, dice Di Maio, sono le cosiddette liste civetta. Cosa sono le liste civetta? Il PD prenderà per esempio il 25% e si mette una serie di liste collegate, che sono quelle di Pisapia del 2,5%, quella della lista civetta X all'1%, la sinistra democratica all'1,5%. Queste liste, che non raggiungono il 3% ma sono collegate al PD, spostano i loro voti, non avranno nessun eletto proporzionale, ma quei voti nei confronti di queste listarelle sotto il 3% confluiranno dal PD. Quindi il PD, che ha il 25%, se porta 5-6 liste civetta che avranno 1,5-2%, prende il 32% degli eletti proporzionali. Quindi prende il 25% tra i suoi elettori, ma vanno a finire oltre al 25% anche 6-7 punti percentuali in più, che arriva dai rimasugli di queste liste civetta, che non raggiungendo il 3% non possono avere nessun eletto. Questo, dice Di Maio, fa sì che noi, Movimento 5 Stelle, che non facciamo nessuna lista civetta, se prendiamo il 25% come il PD, avremo meno seggi del PD, perché il PD avrà fatto questo trucchetto delle liste civette. Ne può fare anche ovviamente Forza Italia, anzi Forza Italia mi sembra che sia ben avviata per farlo. È interessante perché fa capire un meccanismo che non piace al Movimento 5 Stelle di questa legge elettorale. Weinstein, altro grande capitolo, il porco di Hollywood, ormai tutti si sono accorti, c'è una denuncia dietro l'altra. Oggi la stampa dice che anche Trump avrebbe, non poteva mancare, avrebbe come molestato una ragazza nella serie Apprentice, che era una specie di show televisivo che lui e Briatore hanno fatto, lui in America e Briatore in Italia per Sky. Ma oggi su Weinstein è molto interessante l'intervista della Cucinotta, la chiacchierata della Cucinotta, mi sembra, col Corriere della Sera, che dice: sono partita da Messina con 600 euro, non avevo nessuna difesa, ero una donna sola, ma ho detto tanti no, dice la Cucinotta. Quel fotografo che mi aveva chiesto di fare una foto nuda, io gli ho detto no, e lui mi ha detto ritornerai a fare la cameriera, e io ho detto chi se ne frega, io non faccio la foto nuda, ha detto la Cucinotta, e non ho nessuno alle spalle, quindi si può dire di no, dice la Cucinotta. E poi dice un'altra cosa la Cucinotta: non bisogna avere non bisogna aspettare 20 anni, se no le denunce servono a poco. Intervista a Woody Allen, che dice attenzione perché nascerà in America una caccia alle streghe, cosa che vi posso assicurare già esiste nei confronti del sessismo in tutto il mondo, ma in America le accuse di sessismo esistono da anni e anni e sono micidiali. Evidentemente però esistono per i poveri cristi e non per i grandi capi amici dei democratici, che quando diventano quando cadono nella polvere poi cadono nel polverone, non nella polvere semplice. Quindi intervista a Woody Allen, che vi ricordo, ma non ricordano i giornali italiani, che fu accusato da sua figlia adottiva di averla violentata. Cioè la figlia di Mia Farrow è una ragazza che si chiama Dylan Farrow, la signora Farrow, che è una ragazza che oggi ha 30 anni, dice di essere stata violentata dal padre adottivo, cioè Woody Allen, quando lei aveva 7 anni. Woody Allen si è difeso ed è stato assolto, ma ha subito un processo di questo tipo. In più Woody Allen ha sposato la figlia adottiva sempre di Mia Farrow, che è la sua attuale moglie, e Mia Farrow l'ha scoperto che aveva una storia con la sua figlia adottiva, perché Woody Allen aveva delle foto della figlia adottiva di Mia Farrow nude nel suo cassetto. Questo per dirvi il grande guazzabuglio di moralisti e non moralisti, in cui non si riesce a capire chi lo ha di meno. Sgarbi inaugura sua rubrica sul giornale prima pagina e spiega sul giornale prima pagina perché lo Ius Soli è una minchiata, perché dà un automatismo mentre bisogna meritarsela la cittadinanza. I sondaggi di Repubblica su quello che succede nei partiti politici vedono Movimento 5 Stelle primo partito al 27,6%, PD secondo partito al 26,3%, seguono Lega e Forza Italia attorno al 14% e Fratelli d'Italia al 5%, che vuol dire che la coalizione di centrodestra arriverebbe al 34%, quindi sarebbe il primo partito italiano, cosa che, ci ha spiegato bene ieri Dalimonte sul Sole 24 Ore, non le darebbe comunque la maggioranza del Parlamento. Infine il Sole 24 Ore del lunedì, che è sempre il fine
il giornale un po' precotto, bellissima la sua inchiesta sulle leggi sulla casa che sono state fatte dal 2009 ad oggi. Sapete quante sono state fatte le leggi sulla casa? Una legge nuova, una regola nuova sulla casa ogni 23 giorni. Questo che vuol dire? Burocrazia, spese, costi, multe, per noi poveri cristi. È una cosa allucinante, allucinante. Abbiamo avuto 7 diversi cambiamenti dell'attestato energetico, dell'attestato energetico. Già è di per sé una stronzata, perché uno potrebbe autocertificarsi e dire: guardate, io sto nella peggiore classe, come il 90% delle vecchie case. Ma non è possibile, devi pagare 500 euro per dimostrarlo che stai nella peggiore classe. Quando hai dimostrato che sei nella peggiore classe, cosa fai? Niente, perché non puoi far niente. Sono stati cambiati l'efficienza degli impianti termici 10 volte, quest'altra minchiata per cui siamo obbligati ad avere per ogni casa una valvola per ogni termosifone. Per carità, perché così si risparmierà di meno. Queste sono le grandi, i nostre burocratiche ormai accettate dal 99% delle persone, tranne forse della Confedilizia, minchiate, piccole tasse occulte che abbiamo. Certo, tasse, tasse, tasse per la casa, dice uno di voi. Io vi do appuntamento, sono passati 10 minuti, questa sera alle 19 su Radio 105, 105 Matrix, Greta Mauro e Valeria. Siamo in tre a fare questa prima radiofonica di Matrix, che continuerà per tutta la settimana. E domani sera, come sempre, Matrix. Ciao!